Sicuramente avrete posato gli occhi su questa immagine, che è di un'opera molto famosa, Lo sposalizio della Vergine di Raffaello. Aveva circa 21 anni Raffaello, nel 1504, quando dipinge questa opera per Città di Castello, ed era cresciuto. Perché l'avrete sicuramente vista? Perché Raffaello si rifà delle immagini che sono già note, già accettate dal pubblico, dai suoi ipotetici visitatori, committenti. E Lo sposalizio della Vergine è un'opera, un tema molto trattato dai suoi predecessori. Ecco, ma lui porta delle innovazioni e noi notiamo in questo tempio con 16 sfaccettature, però molto ben inserito nel contesto dello sposalizio, di questa atmosfera gioiosa ma allo stesso tempo movimentata. Il dinamismo che lui porta rispetto ai suoi predecessori è importante, perché guardate queste figure di donne come sono sinuose, sembrano in qualche modo danzare, mentre la prospettiva che ci parla da questo punto di fuga, da questa porta che dà verso l'infinito, è posizionata su un orizzontale da cui partono tutte queste direttrici. E che cosa ci vuole dire Raffaello? Che il desiderio di conoscenza con la matematica, la simmetria, la prospettiva è alla base del vivere del suo tempo. Ed è anche la bellezza della matematica che parla con la bellezza degli uomini. Vedete, gli uomini sono vestiti come si vestivano al tempo di Raffaello, nel 400. E avete notato che la Vergine indossa anche qui un abito rosso con un mantello azzurro. Ecco, Raffaello è comunque consapevole del suo ruolo, consapevole di portare un messaggio ai committenti, a coloro che avrebbero guardato il quadro, perché sebbene non fosse molto in voga, non si usasse mettere la firma, Raffaello firma quest'opera e la vedete? Lo mette addirittura lassù, quasi una decorazione, Rafael Urbinas, Raffaello di Urbino. Avete sicuramente notato anche che gli uomini portano tutti quanti in mano un bastone. E addirittura questo ragazzo cerca di spezzare il bastone. Vi ricordate cosa significa? Maria aveva tanti pretendenti e a ogni pretendente fu consegnato un bastone. Soltanto uno ha il bastone fiorito. E infatti San Giuseppe, colui che avrà la fortuna di sposare Maria. E questo ragazzo, deluso per non aver potuto sposare Maria, vuole addirittura spezzare questo bastone. Pensate, in questo momento, in questo periodo, erano vivi Michelangelo, Leonardo, Raffaello Sanzio, Tiziano. Era un momento straordinario di grandi progressi. E sicuramente Raffaello aveva avuto occasione di vedere, non personalmente, ma grazie alla corte Urbinate che frequentava con il padre, di vedere delle rappresentazioni, di sentir parlare. Voleva andare infatti a Firenze per conoscere questi maestri. La voce ormai si era diffusa ed è un momento molto importante per la storiografia pittorica e per il Rinascimento. Ecco, con questo dipinto Raffaello fa il debutto nella grande società dei pittori e le sue commissioni sicuramente aumenteranno, e possiamo anche capire perché.